Allora, benvenuti alla seconda puntata del corso. Una cosa che nel corso precedente non avevo fatto in tempo a vedere era un meccanismo con cui si poteva mettere, quindi vedete che qui sono sul cubo, e il discorso era, supponiamo di restringere il cubo SZ, no? Quindi farlo diventare una tavola e poi sotto costruirci degli altri cubi che si espandessero partendo. Ad esempio, se qui clicco qua, vedete che mi seleziona un pezzo, punto della faccia. Se faccio Shift A posso inserire un cilindro e poi fare un S e ridurlo, ok, in modo tale che sia e poi posso infilarlo, diciamo qua, no? In modo tale che diventa per esempio un pezzo di gamba del tavolo. Ora, la cosa interessante era di riuscire a estendere questo cubo in modo tale che si allungasse verso l'alto, no? Quindi l'idea poteva essere quella di selezionare un punto, quindi dato il cubo questo, vedete che posso mettere il cursore sulla faccia in basso. E poi dire che voglio avere un pivot sul 3D cursor. A questo punto, nel momento in cui faccio SZ, vedete che il mio oggetto si estende dalla parte opposta, cioè amplifica praticamente dalla parte opposta. E questo è utile per fare in modo tale che il mio oggetto, insomma, si possa espandere non da tutte e due direzioni, che sarebbe un po' brutto, che è il default. Il default praticamente è il median point, vedete che è il punto medio dell'oggetto, ma che sia in un altro punto, e quindi controllo il pivot, si chiama 3D cursor oppure median point. Ora, una cosa nuova che insegniamo nella seconda lezione è l'allineamento. Perché mi è stato anche chiesto l'altra volta, l'allineamento lo facciamo dicendo abilitando lo snapping, e abilitiamo lo snapping su una faccia. Allora, cosa vuol dire allineare in questo modo? Vuol dire che quando adesso faccio G, vedete che se io mentre muovo mi metto su una faccia, vedete che la mia gamba si rimane praticamente con G, si muove lungo quella faccia, a meno che io non esco radicalmente, allora l'allineamento non funziona. Però fin tanto che io muovo su quella faccia, sono sicuro che questa gamba è proprio appoggiata, è appoggiata perfettamente, ok? Quindi se io muovo vabbè, se muovo in questa direzione non è importante, ma se muovo sulla Z, ad esempio, e può essere interessante che voglio allinearlo proprio su questa faccia, piuttosto che se io lo muovo così, lo muovo praticamente, vedete che lo allinea in modo tale che sia allineato proprio, che la base sia sulla base inferiore. E questo, diciamo, è il secondo trucco che vi insegno. Quindi il primo trucco che abbiamo detto è la tecnica del pivot, in cui metto il cursore 3D, modifico il pivot sul 3D cursor, e a questo punto, se faccio S, magari selezionando, come abbiamo visto la volta scorsa, devo selezionare proprio l'oggetto, che è questo cubo, e poi seleziono una delle sue facce, faccio SX, e a questo punto vedete che si espande nella direzione opposta, oppure anche nella stessa direzione se voglio. Però, diciamo, questo è più interessante che non il default. E il default è dunque, il default era median point ed era un pochino complicato da gestire, perché vedete che anche se faccio SX, vedete che si espande in tutte e due direzioni, può essere difficile da controllare. Ok, tasto destro, ho annullato. Quindi, altri piccoli trucchi che ancora
vi spiego prima di andare sull'argomento della lezione di stasera. E dunque abbiamo visto le user preferences. Nelle user preferences abbiamo visto che da system possiamo eventualmente usare l'italiano, vedete? Qui possiamo selezionare varie lingue, fra cui anche l'italiano, e poi possiamo abilitare in modo tale che l'interfaccia sia tutta in italiano. Questo, se per caso avete difficoltà, potete farlo, ma generalmente vi sconsigliamo quindi di toglierlo e quindi di avere l'interfaccia in inglese, perché tutti i tutorial che si trovano in giro sono in inglese. Osservate che quando clicco mi compare questo L-click, questa è solo una cosa che faccio per le lezioni, nel vostro Blender non compare. Ok, allora, avendo fatto, diciamo, questa prima presentazione, andiamo sull'oggetto del corso, quindi della seconda giornata di corso. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo insegnarvi quello che si chiama l'edit mode. Quindi per farlo, innanzitutto facciamo file nuovo, Ctrl N, e poi confermiamo, in modo tale da ripartire dal punto del cubo di partenza. Ci avviciniamo con la rotellina centrale del mouse. Vi ricordiamo che possiamo orbitare facendo Alt e poi muovendo il mouse. Ah, e a questo proposito, una cosa che mi ero ancora dimenticato di dirvi è che io di solito cambio le opzioni mettendogli che, dunque, da qualche parte qui c'è scritto che deve ruotare attorno all'oggetto. Quindi orbit, vabbè, a parte queste cose qua, che non è qua, c'è un punto in cui si può, forse nell'interfaccia, ecco, qui ci sono alcune opzioni. Ok, rotate around selection. E questo è importante, perché se non vado errato il default è un po' diverso, e vi consiglio di metterlo. Una volta avete selezionato tra l'altro un insieme di opzioni da qua, per esempio in lingua, se fate Save User Settings, la volta dopo ve le conserva quando entrate in Blender. Okay. Ora vediamo proprio al punto cruciale di questa lezione, che è il Edit Mode cosiddetto. Edit Mode vuol dire entrare dentro la struttura della mesh e modificarne tutti quelli che vengono chiamati i vertici. Ci sono due modi per entrare in Edit Mode: o si va qua e si clicca e si va direttamente in Edit Mode, vedete che a questo punto diventa Edit Mode, oppure si clicca semplicemente il Tab e Tab passa dall'Edit Mode all'Object Mode. Ok? Ora, una volta che si è in Edit Mode, qual è la differenza? L'Edit Mode vuol dire che siete in Edit dei vertici o delle facce dell'oggetto. Allora, questo è un oggetto molto semplice, ed è un cubo. Quindi vediamo un po' cosa vuol dire selezionare un vertice. Allora, diciamo che le tre entità fondamentali sono i vertici, le linee, gli spigoli sarebbero, e le facce. Quindi vertici, spigoli, facce sono le entità fondamentali che vengono chiamate in inglese lines, cioè vertex, quindi un vertex, un edge, oppure una faccia, e queste sono quindi le tre cose. Ora, se vogliamo selezionare un vertice, basta cliccare col tasto destro sul punto corrispondente e vedete che compaiono le freccine. Ora, il fatto che compaiono le freccine vuol dire che quel vertice lo possiamo modificare, vedete, estendere e portarlo dove vogliamo. Anche qui valgono le regole del control, vedete che ce lo muovono in maniera più o meno discreta, o dello shift, che ce lo muovono molto lentamente. Quando muoviamo il vertice, vedete che si genera praticamente delle deformazioni nell'oggetto e quindi possiamo creare delle strutture, in questo caso per esempio siamo passati da un cubo a una figura leggermente diversa.
Allora, qui il concetto è che più vertici o più linee ci sono, e più è facile costruire delle strutture un pochino complesse. Questa è una struttura, tanto per riassumere, che vedete che è sempre un cubo in partenza, che però è stato manipolato a livello dei suoi componenti, e quindi è composto, e ce lo dice qua sopra, di 8 vertici, di 12 spigoli o linee e di 6 facce. Il perché più o meno lo potete capire anche voi, no? Il perché siano esattamente queste. Ora, qui c'è da dire un bel po' di cose, nel senso che vedete che adesso abbiamo selezionato col tasto destro un vertice, però possiamo selezionare altrettanto bene delle linee, nel senso che se clicchiamo qua, vedete che selezioniamo la selezione non più per vertici, ma per linee. E quindi quando clicco vedete che viene selezionata tutta la linea e tutta la linea può essere mossa. Prima era un vertice, adesso è diventata una linea. Può essere anche ruotata volendo, quindi R attorno a Z per dire ruota questa linea, oppure ancora scalata, CTRL Z. Scalata S e la scaliamo. E anche qui valgono i concetti di prima, nel senso che se abbiamo scelto il 3D cursor e mettiamo il cursore in prossimità della, vedete che selezioniamo un vertice, quindi cosa facciamo? Andiamo qua, selezioniamo questo vertice. E poi, ad esempio, l'idea è quella di mettere il cursore su quel vertice. C'è proprio un'opzione che vediamo che è lo snap cursor to selected, direi. Vedete che facendo lo snap del cursore al selected, che si ottiene appunto dal menu mesh. Snap, che è anche Shift S, quindi ve lo insegno anche con Shift S, quindi seleziono il vertice, Shift S, e poi faccio Cursor to Select, ed vedete che il cursore è arrivato lì. Se sono nella modalità cursore, e poi per dire selezionassi la linea, quindi vado sulla linea, la seleziono, e poi faccio S e lungo la Y, vedete che anche qua ottengo un effetto simile al precedente, cioè che la linea viene espansa in direzione opposta a dove sta il cursore. Questa è una tecnica che usano molti costruttori per espandere, quindi sempre posizionando il cursore in un posto, okay? E si può praticamente modificare la facciamo CTRL Z, torniamo indietro e si può modificare da dove si espande la linea. Altre tecniche, qui ci sono parecchie cose da dire, quindi ve le dovete segnare tutte e quindi rimango un po' sull'enciclopedico. Ok, abbiamo detto che si può selezionare anche per faccia, quindi seleziono questa faccia. Allora, seleziono questa faccia. Una volta selezionata una faccia, si può anche estrudere, si dice in termine tecnico, la faccia e facendo l'estrusione della faccia e muovendo il mouse, quello che si ottiene è di avere praticamente di estendere. Quindi seleziono la faccia, faccio estendere, tasto sinistro, estendere, e posso praticamente quindi creare una struttura partendo, quindi selezionando la faccia, estendere, vedete che estende sempre in maniera perpendicolare alle facce. Questo modo di progettare a volte si usa per creare, non so, tipo dei totem o comunque delle strutture che possono essere espresse con questa tecnica. Magari partiamo di nuovo dall'inizio, new, giusto per ripartire da zero. Ok, abbiamo il cubo. Andiamo in questo cubo, andiamo in Edit Mode, selezioniamo la faccia. Ecco, vedete che io posso estendere la faccia, estendere,
Qui posso anche mettere un numero, quindi estendere di 1 oppure di 2, di 1, f, estendere di 1. Estendere di 1, vedete che si estende di questo, estendere di 2 estende il doppio, quindi di quanto voglio estendere, quindi estendere di 3, estendere di 3, invio, e quindi posso costruire, diciamo, una cassettiera piuttosto che quello che è, insomma, ottenere praticamente una figura complessa. L'estrusione che abbiamo visto è uno degli elementi anche cardine di tutto. Un'altra cosa base, mi spiace che come al solito stiamo dovendo spiegare tutte queste cose base, ve le dico e ve le dovete ricordare, ma come si fa a selezionare più oggetti contemporaneamente? Quindi la BC vuol dire che o selezioniamo dei vertici, quindi selezioniamo, vedete, col tasto destro io seleziono un vertice per volta, ma se io scrivo tasto destro e poi tenendo premuto lo shift, continuo a cliccare col tasto destro e shift, vedete che mi seleziona più vertici contemporaneamente, un po' come in Second Life. E poi posso continuare ad aggiungere la selezione, e anche se sto selezionando dei vertici, il risultato è che posso selezionare anche delle linee oppure delle facce. Se voglio direttamente selezionare delle facce, vado direttamente qua, sempre con Shift, e seleziono varie facce. Una volta selezionate varie facce, possono essere gestite insieme, quindi possono essere mosse tutte insieme le facce nuove, piuttosto che i vertici, ad esempio. Allora, qui, se voglio ripartire da zero, c'è un altro comandino che è la A. A seleziona e A deseleziona, ok? Quindi facendo due volte A tipicamente si deseleziona. Quindi se io voglio selezionare dei vertici, questo vertice, shift, questo e questo, e poi posso trattarli insieme, vedete che questa è una tecnica, no? Per selezionare i vertici. Sulla selezione in realtà si può fare, ci sono moltissime altre cose ancora, quindi adesso abbiamo visto la selezione fatta così, con lo shift seleziono un vertice, abbiamo anche notato che se cerco di selezionare un vertice già selezionato, in realtà me lo cancella tutto con il tasto destro. Ok, quindi abbiamo selezionato col tasto destro, con lo shift. Proviamo a vedere invece adesso una modalità di selezione interessante, che è quella un po' come quella che succede in Second Life, in cui si seleziona per bordo, come si dice in Blender. Se noi prendiamo B e poi clicchiamo e teniamo premuto, vedete che lui seleziona tutti i punti che sono all'interno del quadrato che ho generato, rettangolo. Attenzione, fate una cosa, cioè di default non seleziona i vertici nascosti, a meno che qui c'è la possibilità di visualizzare anche, cioè di selezionare anche i vertici nascosti. Quindi se vedete che se io clicco si vedono anche i vertici che stanno dietro. E se per caso faccio A e poi faccio B e poi seleziono tutti questi vertici, vedete che seleziona anche i vertici dietro. Quindi questo tastino qua è anche molto interessante, perché permette di fare la selezione dei vertici nascosti, che può essere interessante. Quindi torniamo, quindi se andiamo di fronte, frontalmente, modalità ortogonale, no? Invece che l'altra alternativa era prospettica. Quindi se qui abbiamo selezionato questo, quindi vedete che il fatto che è selezionato è perché ha lo sfondo scuro, e poi se io faccio B e seleziono tutto questo pezzo, mi aspetto di aver selezionato, ah no, il contrario, quindi per essere, vedete che lui ha selezionato solo il fronte. Ma se noi lo clicchiamo questo A e poi facciamo B,
selezioniamo, vedete che qui in questo caso, quindi quando è questa opzione è per essere attiva, in pratica deve essere tutta bianca. Comunque fate un po' di prove e lo vedete. Altri metodi di selezione che si usano molto spesso sono quelli, facciamo A1, di selezionarlo attraverso C, cioè con un cerchio, circle. Quando fate circle vedete che vi compare un pennello. Allora a questo punto questo pennello, vedete che la dimensione del pennello è quella del cerchio tratteggiato. Ma se io tengo premuto il tasto sinistro del mouse e poi muovo il pennello, vado a selezionare e poi magari confermo con invio, vedete che seleziona tutte le aree, in questo caso anche quelle nascoste. Facciamo A, se noi invece selezionassimo con questo tasto non premuto, uso sempre il C, vado a selezionare tutte queste aree, invio, e però vedete che mi ha selezionato solo le parti frontali. A1, il pennello può essere anche ampliato e la cosa seleziona è sempre controllato da questi tasti, quindi qui abbiamo la possibilità di fare tante cose sempre sulla selezione. Quindi stiamo pensando sempre di selezionare dei pezzi, dei frammenti dell'oggetto, quindi selezioniamo i vertici, le linee, cioè gli spigoli e le facce. Per passare rapidamente tra uno e l'altro si può fare Ctrl Tab. Allora Ctrl Tab vertice, Ctrl Tab edge, quindi così, e potete selezionare quello che vi interessa. Ok? Quindi queste sono, ripeto ancora una volta, l'ABC della selezione. Abbiamo visto l'ABC della selezione col tasto destro. Abbiamo visto A. Visto l'ABC della selezione col B, quindi che posso praticamente definire un quadrato, un rettangolo e seleziono tutto all'interno di quel quadrato. Abbiamo visto la selezione con il C, con il pennello. Ecco qua, se per caso il pennello è troppo piccolo, posso muovere la rotellina per avere un pennello molto più grande o più piccolo e quindi poter selezionare, spennellando in maniera più grezza oppure meno. Confermo con invio. Ok. Ah, quando si spennella, quindi andiamo in modalità C, spennellatrice. Spennelliamo selezionando col tasto sinistro del mouse, ma se premiamo il tasto centrale del mouse e poi ci muoviamo, cancelliamo la selezione, quindi spennelliamo al contrario, togliamo la vernice, cioè la selezione sarebbe la vernice. Ok. C'è in realtà un ulteriore, poi invio per confermare, c'è un'ulteriore modalità di selezione che però magari per questa serata vi risparmio. Ora, per il video credo che più o meno abbiamo visto la parte di edit mode, e quindi è l'oggetto più importante che mi interessa. Poi se ci riesco farò poi anche un'estensione per fare un esempio. La volta scorsa abbiamo visto più o meno come fare un tavolo e come fare una sedia. Potremmo cercare di fare qualche altro oggetto, magari usando anche qualche altra funzione di Blender. Comunque direi che ne abbiamo già viste di tante per questa seconda lezione e quindi ci sentiamo.